Bentornati a SOS Arezzo TV, ciao. Ciao Beppe, semaforo di San Leo da diversi giorni, KO, prima completamente spento, adesso lampeggia l'arancione. Si è rotta la centralina. Come è successo in Vero Magna, c'è avuto un sacco di incidenti, un sacco di giorni per metterla a posto. Sicuramente adesso il Comune d'Arezzo non ha la centralina di cambio e aspetta che arrivi la centralina. Tutto sotto controllo, quindi. Normale. Beh, non si può accorciare i tempi. Però veramente avevano detto che una centralina di scorta la tenevano, ma mi sa che anche stavolta la centralina di scorta non ce l'hanno. Anche perché quando capita comunque in incroci così trafficati, al di là che ovviamente gli automobilisti dovrebbero conoscere le norme della precedenza negli incroci, a scuola guida si studia, però abituati alle rotonde, ai semafori, magari... No, il problema è anche questo, che qui non passi mai. E quindi molte volte se vuoi passare devi azzardare, azzardando molte volte succedono incidenti. Come è successo? Perché su Via Fiorentina c'è un gran traffico, specialmente a determinate ore, e quindi da queste strade laterali diventa difficile poter entrare poi sia su Via Fiorentina che attraversare. E devi azzardare. E quando azzardi rischi dietro l'angolo. Bravo, perché... anche chi ha diritto di precedenza, come in questo caso in Fiorentina, se poi dà la precedenza agli altri magari incerta un po', rischia di essere tamponato, per cui è veramente difficile. È veramente difficile. Non si dovrebbe averne anche più di una di queste centraline, lo dico veramente da uno inesperto che non so niente, ma di queste centraline non si dovrebbe averne un paio almeno? Penserei, perché comunque sia ci vuole la centralina. Perché oggi sono tutti elettronici, quindi di conseguenza la centralina. È certo che dovrebbe avere un paio di scorta, solamente costano. Quanto costa una centralina? Non lo so, che non ho proprio idea. Ma sicuramente costano, sono di difficile reperibilità, anche che ne so io. Sicuramente, però, le problematiche ci sono, perché ogni volta si guasta un semaforo, come in questo caso, dobbiamo aspettare giorni e giorni perché venga riparato. Non si trovano su eBay le centraline, mi sa. Se no si faceva un'offerta, magari. Saranno capaci? Te ci compri su eBay? Sì. Sì? Cosa compri solitamente? Compro dischi di aggiornamento di musica. Ah sì, Sì, e poi anche qualcos'altro se capita. Esatto. C'ho anche venduto. Anche venduto? Qualche macchina. Chi sei? Come ti chiami su eBay? Facciamolo sapere. Giuseppe Marconi. Ah, proprio così, proprio un nome, una garanzia... Se uno ci prova a truffare, non sa con chi ha che fare. Non ho mica niente da nascondere. No. Ah, pensavo che ti potevi chiamare Giuse 58. Sì, perché no, 48. 48. Comunque, davo 10 anni in meno. Grazie. Lo so, li dimostro 10 anni in meno, ma insomma. Ecco. Comunque, volevo dire, c'è una società esterna che poi si occupa di queste cose o lo fa direttamente il comune? Ma generalmente... La pubblica illuminazione è affidata da qualche anno alla società esterna e il semaforo fa parte della pubblica illuminazione, però non so se nel contratto ha anche l'obbligo di sostituire le centraline, penso di no, perché nel caso di Via Romagna ha dovuto sostituire il comune, quindi sicuramente l'obbligo è del comune di Arezzo. Anche perché mettiamoci, come magari noi faremo tra poco, noi arriviamo a questo incrocio, dobbiamo ad esempio svoltare a sinistra. È un bel problema, come vedi? Vedi, perché devi stare attento a quelli che vengono a destra, a sinistra e quelli che vengono che di là. Che poi quelli che hanno la precedenza di Fiorentino non è che ci vanno di scartina, no. Come si dice, camminano, quindi... Se poi, non lo possiamo dire. Cosa, se poi? Non lo possiamo dire. Perché non lo possiamo dire? Non lo possiamo dire. Sa cosa ti è venuto in mente? Se poi vabbè. Sono donne, col cavolo che te la danno la precedente. Ah, ma adesso sai che bisogna essere politicamente politically correct. Vabbè, era una battuta. Vabbè, una battuta che si dice sempre. Sulle donne, poi volentieri. Al volante, pericolo costante. Ecco, vabbè, questo una volta si diceva. Oggi non si può dire. Oggi sono bravissimi. Se tu attraversi le strisce e vedi che arriva seguita la donna, stai attento. Sei un maschilista. Non sono un maschilista, anche tempo fa se non faccio un bel salto nonostante l'età, ero andato sotto tranquillamente. Vabbè, ora perché ti è capitata una scalmanata, non è che sono tutte così, no? Va bene. Comunque, speriamo che duri poco questa cosa. Viva le donne. Viva le donne e i semafori arancioni. No, i semafori arancioni no, per niente. Viva le donne e basta. E i semafori che funzionano. Ciao. Ciao.